ragazzi, spostatevi, forza. Veloci. Forza. Renato, io ho preso la Abbiamo qui Claudio Piacenza, segretario di Etinomia, sei tra quei pochi che sono riusciti ad avvicinarsi al convegno, raccontaci com'è andata.
siamo arrivati davanti alla porta del convegno e dell'Hotel Ninfa, ci hanno chiesto che per entrare dovevamo dissociarci dai movimenti violenti, dalle azioni violente del movimento. Noi abbiamo detto che non ci saremmo assolutamente dissociati, che ci potevamo dissociare dalle azioni violente della polizia, questo sì. Dopodiché è arrivato Esposito, l'hanno chiamato e ci ha chiesto di dissociarci da uno striscione che c'era lì fuori, Esposito tornate al bingo. Okay. E anche lì non ci siamo dissociati. In ogni caso, in ogni buon conto, lui ci ha poi chiesto, ci ha poi detto che se volevamo potevamo entrare come unica delegazione di due persone, non di più, perché noi rappresentiamo come associazione di imprenditori 400 imprenditori. Al che, giusto per buttare un occhio, siamo entrati a vedere qual era la situazione della partecipazione, diciamo che c'erano sì e no 50 persone, dei quali molti dormienti e la maggior parte era alzata a mangiare, a fare il coffee break piuttosto che a lavorare al computer per i fatti loro. Per cui la situazione è un pochettino questa qua e direi che l'unico discorso che ho sentito iniziava con in valle l'autostrada, non la voleva nessuno, adesso piace a tutti, quindi direi che i luoghi comuni regnano all'interno di quel dibattito, per cui a questo punto potremmo fare un intervento alle 3:30, ma forse visto che ci sono appena 10 persone, se sono 30 adesso, alle 3:30 dopo il sonnellino postprandiale mi chiedo quanti saranno, forse non vale la pena. Non vale la pena. Va bene, grazie. Figurati.